And so here we are again, my friends. Are you ready for a new episode about the rock band history? We are talking about the Jatotal story. And this is Gianluca on Sayus Web Radio on www.sayuswebnetwork.it. And so, ready to go? Yes, here we are. Let's go together. Let's start with this session. Bene, cari amici, un ciao 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 a tutti e ben sintonizzati ancora qui sulle web radio frequenze di Sayus Web Network, cioè Sayus Web Radio e Sayus Web TV in www.sayuswebnetwork.it. È il vostro Gianluca che vi parla e vi dà un calorosissimo e davvero caldo, viste le giornate di questi tempi, l'estate veramente afosa, ma pochi giorni, cari amici, non ci dobbiamo lamentare, anzi, e un saluto, dicevo, a tutti coloro che appunto mi seguono e che ci ascoltano su Sayus Web Radio e tutti coloro naturalmente che seguono The Rock Band History. Li ringrazio di cuore e vi rinnovo sempre l'appuntamento sul nostro sito www.sayuswebnetwork.it, il nostro blog www.sayuswebnetwork.net, la nostra pagina Facebook appunto Sayus Web Network, e se vi piacciamo mettete mi piace, che ci fa piacere. Poi seguiteci con Twitter con il nome chiocciola Sayus tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il grande, mitico, prezioso Sayus, creatore, ideatore e titolare di Sayus Web Network, grandioso per il suo apporto e supporto, grazie a lui siamo qui, appunto troverete le cose che il grande Sayus carica e caricherà per voi con il nome Sayus Radio, e ben presto avremo anche un canale appunto YouTube di Sayus Web Network con Sayus Web Radio e Sayus Web TV. Bene, cari amici, questa è la 69esima puntata dall'inizio della appunto stagione, diciamo così, iniziale, cioè dall'anno scorso, e siamo giunti alla 22esima invece di questa seconda stagione, o meglio di questo secondo anno che va in onda, puntata che va in onda con nuovi orari, mi raccomando, ormai da alcune settimane, qui dal mese di luglio, da quando abbiamo ripreso dopo un piccolo stop con The Rock Band History, esattamente va in onda alle ore 5 del mattino, alle ore 13, ovvero all'una di pomeriggio, cioè verso l'ora di pranzo, e poi alle ore 21, alle 9 di sera, in prima serata. Questi nuovi orari sono fatti apposta e creati per dare veramente modo a tutti di poterli ascoltare quando va in onda, naturalmente, perché poi è sempre a disposizione in podcast o comunque nel nostro sito, in Facebook e in quant'altro. Qui nel naturalmente grande spazio del web di internet abbiamo a disposizione, e ringraziamo anche coloro che ci replicano il segnale, e poi abbiamo The Rock Band History in pillole naturalmente che vanno in onda invece quando andava in onda la vecchia Rock Band History completa, ovviamente a mezzanotte, alle 6, alle 12 e alle 18, quindi abbiamo il sunto di quello che era andato in onda con The Rock Band History pillole. Non perdetevi anche quello, presto faremo sentire altre vecchie nuove puntate, o meglio nuove puntate delle vecchie. E naturalmente poi le caselle di posta elettronica sono sempre info@sayus.com per chi volesse scrivere al grande capo, cioè Sayus. Per chi volesse scrivere al sottoscritto, a Gianluca, basta fare gianluca@sayus.com come indirizzo di casella di posta elettronica, e mi potete contattare per qualsiasi cosa. Naturalmente anche se avete rock band o anche fate parte di qualsiasi gruppo musicale, associazione, e volete che il sottoscritto ne parli o abbiate una fascia oraria dedicata a voi, contattatemi pure. Poi il preziosissimo, davvero indispensabile Luca, il nostro responsabile organizzativo del palinsesto, con la sua casella di posta elettronica luca@sayus.com, tutto@sayus.com, se volete venire ospiti lunedì sera con la nostra trasmissione in diretta che riprenderà poi dai primi di settembre, e quindi contattate Luca per fissare un lunedì insieme, naturalmente libero, per poter venire ospiti a promuovere le vostre attività, iniziative, eventi, professioni e quant'altro. Vi aspettiamo, e mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate della nuova stagione, sempre di quest'anno, ma comunque che andranno in onda da settembre in poi, e tutte le altre trasmissioni, programmi e rubriche che vanno in onda qui su Sayus Web Network. Bene, cari amici, allora riprendiamo con la storia dei Jethro Tull, questo gruppo davvero strepitoso. Siamo alla quarta puntata di seguito, appunto dedicata a questo grandioso gruppo rock
sempre dalla Gran Bretagna, attingo, mi spiace per gli amici che magari hanno altri gusti o esigenze, ma potreste chiamarmi, anzi appunto contattarmi, e io appunto, come dico sempre, vi risponderò ben volentieri per fare delle richieste, nonché poi anche suggerimenti, perché no, precisazioni, informazioni, qualsiasi cosa. Voi scrivetemi, mi stavo appunto imbalbettando pensando a Saius, scrivetemi, scherzo, scrivetemi appunto a gianluca@saius.com. Eravamo arrivati quindi al 1972-73 con Living in the Past, l'album appunto sempre dei Jet Total, e poi Passion Play con dopo Thick as a Brick, e arriviamo al 1974, dove anche qui non fu proprio un enorme successo War Child, inizialmente accolto positivamente dalla critica, poi però fu accantonato e dai più, diciamo, e anche tuttora considerato non di ottima qualità, per i brani magari un po' inferiore rispetto ai classici che il pubblico un po' si aspettava. Inizialmente nei piani di War Child doveva essere previsto un doppio album come colonna sonora di un film, una sorta di commedia nera metafisica su di una ragazza che nell'aldilà incontrava personaggi come Dio, San Pietro e Lucifero. Il disco poi, ridotto ad un solo singolo con 10 tracce, mostrò un certo allontanamento dai canoni del rock progressive del genere, o comunque del rock in generale, a favore invece di una più forte commistione tra musica folk e popolare, e vi fu in particolare una rilevanza acquisita dello strumento della fisarmonica e i riferimenti dalla musica da ballo. E poi andiamo avanti con naturalmente Minstrel in the Gallery, naturalmente rialzarono, volevo dire, ecco, la testa, che con mal dissimulato, diciamo così, stupore, ricevette delle recensioni prevalentemente positive. Dopo appunto War Child, Minstrel in the Gallery confermò la scelta string orchestrated dei Jet Total, ovvero l'inserimento, che andava anche di moda, poi cominciò poi successivamente ad andare di moda, di elementi d'orchestra quali fiati e viole nella costruzione del sound atmosferico di sfondo di ogni singolo brano. A seguito di Minstrel in the Gallery, il bassista Jeffrey Hammond abbandonò il gruppo, sostituito da John Glasscock, proveniente dai Carmen, per dedicarsi alla sua attività pretulliana, cioè la pittura. E poi andiamo a Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, fu un vero e proprio epitafio. La storia di Ray Lomas, narrata nel bel fumetto della reinterpretazione e nei testi dell'album, propose una visione nostalgica e solo marginalmente ottimistica della vita di una generazione invecchiata fra musica e motociclette, e ormai troppo vecchia naturalmente per il rock and roll, ma troppo giovane per morire, come dice il titolo stesso, da cui tutti attingiamo quando vogliamo un po' scherzare sul rock and roll. Troppo vecchi per certe cose, ma troppo giovani per morire. E l'album, noto anche semplicemente come Too Old to Rock and Roll, partiva da un progetto molto ambizioso, così come War Child era pensato come colonna sonora per un film mai realizzato, o per, diciamo così, un musical teatrale. Con questo obiettivo, inizialmente, Ian Anderson, insieme a David Palmer, cominciò a scrivere le canzoni nel 1975, che poi divennero appunto i brani di Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. E poi arriviamo al periodo tra 1977 e 1979, esattamente con Songs from the Wood, album strepitoso, naturalmente anche questo, del 77, tra, diciamo così, i Jet Total, la critica e il pubblico, tornò finalmente il sereno dopo gli anni e gli album precedenti poco graditi da pubblico, critica e appunto quindi tra i Jet Total e tutti quanti si ritornò alla serenità. Un album semplice ma pieno di ottimi brani, diretti o e non involuti dai preziosissimi e pretenziosi concetti così un po' inaccessibili ai più, diciamo pur così. Sgombrato il campo quindi dalle pretese di grandeur e tornati con i piedi per terra, Ian Anderson scoprì che vi erano belle canzoni da suonare, e i Jet Total ripresero il loro cammino, e non erano più i giovani leoni di Stand Up, ma la band ormai non aveva nulla da chiedere o pretendere in termini di sperimentazione o di improvvisazione. I Jet Total naturalmente erano ormai un classico e avevano coscienza, dedicandosi naturalmente in maniera molto molto particolare ad essere ormai diventata una vera e propria rock band storica, un punto di riferimento per quanto riguarda il rock mondiale, naturalmente senza mai tradire i propri fan e senza mai tradire la strada che avevano preso. E poi Heavy Horses fu l'undicesimo album in studio, pensate,
in pochi anni quanti album fecero, dei Jethro Tull. Le canzoni scritte da Ian Anderson toccarono la tematica della diminuzione progressiva del lavoro dei cavalli nei campi, sostituiti da trattori e da macchine meccaniche, e seguì la linea acustica di Songs from the Wood, e anche se non mancarono i riff di chitarra elettrica di Martin Barre, come per esempio in No Lullaby. E la title track Heavy Horses è tra i brani di maggior successo di sempre dei Jethro Tull e venne riproposta in maniera frequente anche nei concerti negli anni a venire. Arriviamo poi a Bursting Out, fu il primo album live della band, venne pubblicato nel 1978 a 10 anni di distanza dal loro esordio discografico, This Was, praticamente era questo, e le tracce vennero registrate in occasione del tour europeo appunto di The Heavy Horses fra il maggio e il giugno del 1978, e la formazione si presentò con la, diciamo così, line-up classica del 1978 con gli storici appunto Ian Anderson e Martin Barre e John Even, poi David Palmer al tastiere, John Glasscock al basso e Barrymore Barlow alla batteria. Nello stesso periodo restò celebre un'esibizione al Madison Square Garden di New York, prima diretta televisiva transoceanica in assoluto, e successivamente più di 30 anni dopo, nel 2009, pubblicata nell'album Live at the Madison Square Garden del 1978. Bene cari amici, anche per questa volta è davvero tutto, il vostro Gianluca vi saluta, alla prossima, ciao!